allora alla fine di questo voi credo che adesso facciate le fasi vero dei playoff, un forte in bocca al lupo per voi. Le nostre realtà, i nostri comuni colori, domani vedremo una cornice bella sicuramente alla Iacovona, le nostre due tifoserie sono due tifoserie che comunque si rispettano, pur non essendoci un vero e proprio genellaggio, speriamo vinca lo sport al di sopra di tutti e poi il migliore. Parole del mister e poi distinta e poi i due capitani taglieranno la torta, che hanno fatto una torta su cui abbiamo rappresentato lo stadio e i due stemmi della nostra società e della vostra società. D'accordo, è un ricordo. Grazie. Credo che questo sia il calcio più bello, cioè il calcio femminile, più vero, il più aspetto anche più sincero. Vorrei fare un ringraziamento pubblico ai miei ragazzi che mi hanno sopportato e supportato in questo periodo. Crediamo di aver fatto qualcosa di importante, se tutto il nostro tutino, una cosa sperate. E un in bocca al lupo anche a lo spaventato di Potenza, e sicuramente farà la stessa accoglienza che voi ci avete tranquillo. Io voglio ringraziare i ragazzi che effettivamente mi hanno sopportato in un'annata dove abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria, nonostante la nostra prima, è stata la nostra prima esperienza. Con l'augurio intanto di poterci rincontrare e soprattutto di riviverlo l'anno prossimo, sempre con i valori dello sport giovanile, del fair play, che è ciò che è la cosa forse più importante, e sono quei valori che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. In bocca al lupo. Un attimo.